Eccoci qua, vediamo un po' se riusciamo a fare il video tutto insieme. Stai registrando? Sì, sto registrando. Ragazzi, mi hanno ammazzato dopo 4 mesi che non tocco la bici, mi stanno facendo fare un centone, ragazzi. È stato un grande. Costalite, abbiamo fatto fino adesso 50 chilometri con quasi 1000 metri di dislivello. Sti matti, è matto io che ci vengo appresso. Vabbè, però oggi mi è piaciuto, grande. Abbiamo fatto uno strappetto insieme fino a... e ha provato le ruote con l'effetto volano, dai! 50 all'ora l'ho presi subito, l'ho stracciati per 100 metri, poi mi hanno stracciato loro anche in discesa. Sono appena tornato da un giro di 85 km con 900 metri di dislivello. Dopo 4 mesi di stop, quei pazzi dei miei compagni di squadra oggi mi hanno massacrato, anche perché i 900 metri abbiamo fatto nei primi 45 km, siamo andati a Riccia, e fino a quasi Velletri siamo arrivati, per farvi capire che strade mi hanno fatto fare sti matti. Come si è comportata la bici? Allora, vediamo, la bici si è comportata egregiamente, anche se io ero un po' stanco dopo 4 mesi di non utilizzo. Allora, cosa i pro è molto elastica in salita, come mi immaginavo, ma anche grazie ai carri posteriori, come vedete, sono molto, i fodri sopra sono molto piccoli, fini, e quindi assorbono molto bene le asperità del terreno. Poi sono abbastanza elastici per quanto riguarda l'alzata sui pedali, quello che serve per una bici da salita. Le ruote si sono comportate bene, l'effetto volano a 50 all'ora in discesa l'ho preso subito, solo che cosa è successo? Che come ho superato i 45-50 km orari, la bici ha cominciato a vibrare, non tanto il posteriore ma l'anteriore, vibrava molto. Allora io, voi dovete pensare, questo manubrio da 42 a me mi serve da 44, quindi era abbastanza scomodo, la bici è un po' più reattiva se il manubrio è più piccolo. Però è la ruota davanti che è poco equilibrata, magari farò un video per far vedere la scorrevolezza delle ruote, la scorrevolezza delle ruote, per far vedere anche perché questa ruota è poco equilibrata. Avevo già fatto un video su come equilibrare le ruote, dovrò andare a comprare del nastro di piombo da utilizzare sul dorso del cerchio in base all'equilibrio della ruota, vabbè, quello farò un video a parte. E quindi vibrava molto, superati i 45 km all'ora in discesa, ragazzi. Di dietro è uguale, è poco equilibrata, però diciamo che può tenere. Per il resto è un'ottima bici da salita, ragazzi. Veramente contento di questa scelta. Scusate, ma sono abbastanza raffreddato perché mi hanno massacrato e quindi ho un po' il naso tappato. Però il resto è tutto a meraviglia, ragazzi, veramente veramente contento, un'ottima bici. Ok, per oggi è tutto, mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al mio canale, è gratis. Ciao e al prossimo video.